bravissimi! Il campione trova subito la tessera e corre verso la vittoria, ma colpo di scena! La tessera era quella sbagliata! È alla ricerca di quella giusta! Lo sfidante intanto che cosa fa? Gioca col telefonino! Non ha neanche la tessera in mano! È una resa annunciata la sua! Ma si avvicina lo stesso, digita un codice e attenzione! Grazie allo smartphone preleva lo stesso! Abbiamo un nuovo campione! Con la nuova app BPM Mobile puoi prelevare senza carta e fare molto di più in meno tempo, perché è progettata da una banca che ha più di 150 anni di esperienza. Sebastiano Barbato al servizio di professionisti ed aziende dal 1980. Grazie ad un'organizzazione efficiente in grado di dare consulenza e risposte ai bisogni sia di aziende che di professionisti e famiglie. Punto di riferimento per circa 5.000 clienti con i quali, forte di un team qualificato, riesce ad avere una relazione basata sull'individuo e non sul rapporto cliente-assicurazione. Frequentemente presso la nostra sede allestiamo ed organizziamo conferenze per sviluppare tematiche relative alla prevenzione contro eventuali ipotesi di danni sia a seguito di eventi naturali che ad opera di atti delinquenziali. I'm just a man, I do what I can, don't put the blame on me. Eccoci rientrati, buonasera amici sportivi, benvenuti a Controfuga, puntata del 7 dicembre 2017, siamo quindi agli sgoccioli di questo anno, purtroppo ci tocca aprire non in un modo positivo perché proprio giovedì scorso, mentre eravamo qui a registrare la puntata precedente, abbiamo appreso al termine della stessa della perdita, della scomparsa del nostro Mauro Maugeri. E chiaramente, come avevamo detto anche scritto sui social, ci stringiamo intorno alla famiglia Maugeri, siamo vicini e soprattutto ci stringiamo intorno alla famiglia della pallanuoto. Purtroppo non sapevamo, andando noi in registrazione nel pomeriggio e poi la messa in onda la sera, non sapevamo dell'accaduto. Cogliamo l'occasione per porgere qui le condoglianze all'intera famiglia Maugeri, perché con Mauro se ne va veramente un pezzo di storia della pallanuoto italiana, uno che veramente ha fatto tanto per il nostro sport in ambito femminile, in ambito di club e anche con la nazionale, ed è una persona che sicuramente mancherà non solo all'Italia ma anche all'Olanda. Bellissimo il tributo
della nazionale, della federazione olandese, proprio sulla scomparsa di Mauro Maggeri. Noi volevamo comunque ricordarlo così e aprire la puntata proprio con dedicandogli questo nostro ricordo. Però ovviamente dobbiamo andare avanti, dobbiamo continuare e iniziare la nostra puntata, perché c'è tanto su cui parlare, la 1 maschile, la 1 femminile, le tematiche. Ecco, qui intanto vedete sull'Edwall il nostro Mauro, la nostra foto. Dicevo, dovremo parlare anche di altre tematiche che stanno tenendo banco in questi giorni. Lo faremo in compagnia degli ospiti di questa sera. Parte Enrico anche questa volta. Presento subito gli ospiti stasera: Paolo Iacovelli, tecnico della Carpisa Mamma Acqua Chiara. Ciao Paolo. Ciao, buonasera. Ciao Gianlu. Matheus Stellet, esordio qui a Controfuga per il brasiliano della Carpisa Mamma Acqua Chiara. Ciao Matheus. Ciao Gianluca, buonasera. Un graditissimo ritorno Lucio Cirino Pomicino il mattino. Grazie Lucio per essere con noi. Grazie a voi di avermi invitato, buonasera. Questo invece ci viene a trovare questo ragazzo dopo un anno che l'abbiamo corteggiato. Ci fa veramente molto piacere che sia venuto qui in studio Federico Colosimo, capitano della Lazio Nuoto. Ciao Federico. Buonasera a tutti, scusate il ritardo. È il caso di un vecchio film di Massimo Troisi. Simone Rossi, giocatore del Posillipo. Ciao Simone. Buonasera anche a per tutti. Lui un ritorno qui a Controfuga. E allora andiamo a vedere cosa è accaduto nell'ultimo turno di A1 maschile. Vediamo i risultati. Ovviamente ci riferiamo al turno precedente, non quello in corso, con cui già diciamo, siamo entrati nel vivo, in cui ci sono stati già tre risultati importanti. Posillipo che perde alla Scandone 5-3 contro il Savona, vittoria della Prorecco 19-8 sulla Seleco Catania, vince anche la Lazio Nuoto a Santa Maria Capua Vetere 12-2 sulla Acqua Chiara, vittoria della Florenzia 15-6 sulla Pallanuoto Trieste alla Bianchi, colpo poi della Banco BPM Sport Management alla Caldarella, Siracusa 12-9 contro i padroni di casa dell'Ortigia, netto il successo della Canottieri 10-5 sul Torino 81 e poi la vittoria interna, la Monpiano del Brescia 16-2 contro il Bogliasco. Bene, vediamo anche la classifica aggiornata, ovviamente la classifica che si aggiorna dopo anche questi tre successi delle tre squadre che sono al comando, Brescia, Recco e Sport Management, quindi una classifica già aggiornata al turno in corso. Brescia 24, Recco 24 a braccetto, al primo posto la Sport Management a 21, il Canottieri Napoli 16 punti, Savona 13, Ortigia 11 punti, poi Florenzia e Lazio appollaiate ad ex aequo a 9 punti, la Seleco Catania a 7 punti, Posillipo Trieste a 5 punti, il Torino 81 a 4 punti, il Bogliasco 3, Fanalino di Coda invece Acqua Chiara a 0 punti. E allora vediamo proprio cosa è accaduto nell'ultimo turno di campionato sabato scorso, lo scorso weekend. Non concede nulla il tandem di testa composto da Prorecco e Brescia, che anche nella settima giornata di A1 maschile ottiene l'ennesimo successo consecutivo. I campioni d'Italia battono 19-8 la Seleco Catania alla Scuderi, con i padroni di casa che riescono a resistere per i primi 8 minuti di gioco, 3-2. Poi, come da copione, i liguri spingono il piede sull'acceleratore e da allora non ce n'è per nessuno. Gioco, partita, incontro e tutti a casa. Da segnalare le 6 reti di Di Fulvio e la cinquina di Eceniche per i biancocelesti. Il Brescia fa valere il fattore campo e supera il Bogliasco 16-12. Dopo l'importante margine di vantaggio accumulato nel primo periodo, chiuso per 5-1, passaggio a vuoto per i lombardi che consentono ai ragazzi di Bettini di portarsi sul -1, ma il Brescia non ci sta ed in men che non si dica ristabilisce il vantaggio portandosi sul +4, vantaggio che Presciutti e compagni si trascineranno fino alla fine. Nel match più interessante del settimo turno, la Banco BPM Sport Management dell'ex Gallo espugna la Caldarella di Siracusa vincendo 12-9 sull'Ortigia. Biancoverdi che restano incollati alla ruota giallo-blu nei primi 8 minuti di gioco, poi nel secondo parziale i marsini prendono il largo piazzando il decisivo break di 4-0 con un di somma sugli scudi. È il momento cruciale del match, i siciliani infatti non riusciranno più a rientrare in gara se non nell'ultimo periodo, in cui riducono lo scarto finale. Quella tra Carpisa, Yamame, Acqua Chiara e Lazio si pensava fosse una sfida accesa ed equilibrata, ma così non è stato. Gli Aquilotti, a segno già dopo 30 secondi di gioco, dominano dall'inizio alla fine del match un'Acqua Chiara priva di idee ed imprecise in attacco. Basti pensare che ad inizio terzo tempo i laziali conducono col punteggio di 8-0. La prima rete partenopea arriva poco dopo per mano di Barberisi. L'Acqua Chiara paga la poca esperienza dei suoi giovani giocatori, molti di questi under 20. La Lazio torna al successo dopo tre sconfitte consecutive.
consecutive. Al fischio finale, Lazio 12, Acqua Chiara 2. Alla Scandone, vittorie per Savona che si impone 5-3 sul Posillipo e Canottieri Napoli che batte 10-5 il Torino 81. Per due tempi e mezzo giocano punto a punto biancorossi e rossoverdi. Il match prende una piega diversa nella seconda parte di gara con un gol per parziale per mano di Damonte e Giovanni Bianco. Partita senza storia tra giallorossi e piemontesi. Al cambio panchine gli uomini di Zizza guidano nel punteggio per 9-1. Da segnalare la tripletta di Velotto e le doppiette degli ex Recchellini, La Penna e Giorgetti in casa Canottieri e per i torinesi le tre reti di Gandini. La Florenzia ci prende gusto e non si ferma più. Dopo la vittoria con la Lazio, i toscani si impongono anche contro la Pallanuoto Trieste alla Bianchi. Il punteggio finale dice 15-6 in favore dei Gigliati, che dopo 16 minuti di equilibrio ingranano una marcia decisamente diversa e al giro di boa chiudono il terzo parziale sul 10-5 realizzando altre 5 reti negli ultimi 8 minuti. Nulla da fare per gli alabardati che devono alzare bandiera bianca. I biancorossi ora sono a ridosso della zona Final Six. E allora questo è un pochino il resoconto dell'ultima giornata di campionato, la scorsa, quella dello scorso weekend. Noi andiamo subito in collegamento telefonico dove ci attende un grande amico di Controfuga. Io lo vado a salutare e lo ringrazio per essere con noi, Edo Di Somma, giocatore della Banco BPM Sport Management. Ciao Edo. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera a te. Partiamo subito con l'analizzare prima la vittoria con l'Ortigia, poi parleremo anche di quella con la Canottieri Napoli, però parliamo della vittoria con l'Ortigia in un campo sicuramente poco agevole, difficile per chiunque. Sì, sicuramente è una vittoria importante, perché comunque l'Ortigia è una buona squadra, hanno fatto grandi acquisti quest'anno e è stata una partita difficile perché comunque loro in casa hanno un valore in più, perché comunque giocando all'aperto non è facile. Noi eravamo un po' provati anche dal viaggio e sicuramente il fattore campo ha influenzato un sacco, forse qualche decisione arbitrale che si poteva un po' diciamo cambiare. Poteva indirizzarla in maniera diversa. Però siamo sempre stati sopra, quindi abbiamo sempre controllata. Ecco, sono tre punti fondamentali perché poi l'Ortigia in casa veramente può mettere in difficoltà chiunque. Ben diverso invece il discorso relativo alla partita con la Canottieri Napoli, che da sempre storicamente, Lucio, lo ricordiamo, è stata la bestia nera della Sport Management. Ci ricordiamo di epiche battaglie, epici scontri non solo in regular season ma anche durante la Final Six, poi la finale per il terzo posto dell'anno scorso ce la ricordiamo. Invece questo è stato un successo bello netto, quindi una grande dimostrazione di forza da parte vostra. Sì, all'inizio ce la siamo giocata gol a gol, i primi due tempi, e poi ci siamo riusciti a distaccarci, e è stata una partita, sì, abbiamo giocato bene, siamo partiti subito forti, e sì, comunque la Canottieri è una grande squadra, una brava, sì, una buona squadra. L'anno scorso sono arrivati terzi e noi siamo arrivati quarti, quindi c'era anche, diciamo, un po' di amaro in bocca ancora per lo scorso anno, quindi abbiamo dato quel qualcosa in più che ci ha fatto vincere la partita con questo pistacco. Sandro, adesso, come l'hai trovata, sì, la Canottieri quest'anno di fronte a quello dello scorso anno? Ma secondo me è comunque una buonissima squadra, hanno perso Baraldi che sì, è venuto da noi, però comunque sicuramente la Penna è un centro di livello e io li ho visti come sempre, tanto giovani, molto motivati, ma giovani capiscono la pallanuoto, elementi di forza come Giorgetti, Velotto, Campopiano che sta facendo un buon campionato, Passallo pure il portiere ha parlato molto bene secondo me, e quindi sono sempre la solita squadra giovane, rognosa, ma ha spazio, ancora spazi di crescita secondo te? Ma secondo me sì, comunque sono tanti anni che giocano insieme e secondo me con magari uno o due stranieri di peso possono dare fastidio anche alle grandi. Ecco Edo, prima di salutarti, un pensiero alla sfida anche del prossimo weekend, quella di sabato del 9, perché ci sarà poi la partita contro la Stella Rossa di Belgrado, c'è il ritorno dei quarti di finale
di LEN Eurocup. Il pensiero è quello di approdare ovviamente in semifinale anche dopo il successo maturato fuori casa. Sì, noi siamo riusciti ad affrontare la gara di andata molto bene fuori casa, la Belgrado, siamo stati in 6-5, non è un risultato facile. Loro sono una squadra giovane ma forte, sì. Hanno preso alcuni elementi dal Partizan dell'anno scorso, che hanno giocato comunque un buon campionato, e noi siamo riusciti a batterli bene con questo bel risultato e giochiamo la partita di ritorno con consapevolezza, però bisogna avere la giusta concentrazione e partire subito forte, perché non sarà una partita facile. Certo, assolutamente. Poi le squadre slave hanno quelle caratteristiche, se arrivano troppo sotto poi mettono in difficoltà. Esatto. Edo, io ti ringrazio, ti saluto e ci vediamo presto. Ci sentiamo sicuramente nel corso della stagione. In bocca al lupo. Grazie a voi, ciao a tutti, buona serata. Ciao. Grazie Edo di Somma. E continuiamo a parlare però di A1 maschile, andando a vedere invece quello che è accaduto in altre partite. Facciamo vedere la prossima slide, prego la regia di mettere in grafica la slide numero 2, che è quella relativa alla partita proprio tra Blackout, tra Acqua Chiara e Lazio. Paolo, io ho ascoltato la tua intervista realizzata a Videoplay, nella quale tu dicevi forse il troppo entusiasmo, quella voglia di fare troppo bene ci ha penalizzato, abbiamo pagato questa non netta inferiorità sulla carta iniziale. Ma io non vorrei essere, diciamo, troppo duro, però queste sono le prestazioni che più ci dovrebbero accomunare, cioè voglio dire, perché ripeto, l'amico Pomicino dice che forse che noi a volte ci ripetiamo, però è così, cioè nel senso che abbiamo giocato delle, per quanto riguarda le nostre aspettative, abbiamo giocato secondo me delle ottime partite, sì. Cioè paradossalmente anche contro la Prorecco i ragazzi per un tempo e mezzo hanno giocato bene. Ovviamente stiamo parlando veramente di Davide e Golia, ma anche con la stessa Lazio, perché pur avendo tanti ragazzi validi, giovani anche loro, però vai a guardare la formazione e ci sono 4, 5, 6 elementi che comunque ti fanno in un livello, diciamo, medio-basso, ti fanno la differenza. E la pallanuoto è semplice, cioè inutile che ce la raccontiamo, bastano due giocatori. Bastava il centroboa Leporale, nel caso specifico, Colosimo o Giorgi, e la partita cambia, c'è poco da inventare. Noi siamo una squadra, sarà brutto da sentire, ma non è una scusante, però è una squadra, sì, che oltre ad essere totalmente giovane, totalmente resettata in toto, no? Anche nella dirigenza, e tu mi puoi aiutare in questo, nei tecnici, a parte me anche nei settori giovanili, è totalmente resettata, quindi noi siamo buttati in una realtà che oggi tecnicamente non ci appartiene, però non posso poi togliere questo entusiasmo ai ragazzi, tranne sabato, perché sabato è venuto a cadere dove si sperava di giocarsi la partita, perché la classifica diceva che la Lazio, sì, era vicina a noi, però non era così, cioè, quindi io mi aspettavo, forse ero l'unico. Tu che mi sei vicino, sì, diciamo, sì, di ragazzi, lo so. Ero l'unico che avevo paura di questo. Ma è ovvio, perché parliamo, ma non solo under 20. Se andiamo a guardare, perché a me non piace fare chiacchiere, voglio dire, però se andiamo a guardare la formazione under 20 dell'Acqua Chiara, non di Serie A, sono primo anno under 20. Cioè, quindi, sì, dove ti voglio arrivare? L'anno scorso, cioè, praticamente 17. 3 mesi fa questi ragazzi facevano un campionato under 17 e non sono neanche campioni d'Italia. Non è che abbiamo 13 campioni d'Italia under 17 e gli facciamo fare la Serie A, che cambierebbe poco. Chiaro. Quindi voglio dire, alla fine che cosa speriamo? Io lo dico perché tu me lo chiedi, ma parlando con Franco o tra di noi, noi sappiamo qual è l'obiettivo, capito? Purtroppo infatti, io capisco che... Ma infatti ci dobbiamo completamente dimenticare dei risultati dell'Acqua Chiara, ma non per un fatto negativo. L'Acqua Chiara ha scelto un nuovo percorso che secondo me è molto importante e molto valido, che si potrà ottenere, si potranno vedere i risultati da qui a 4-5 anni, esatto, come minimo. Esatto, certo. E allora a questo però, non diamo i valori al risultato, no. Non ha importanza. No, l'importante è lo spogliatoio, l'importante, certo, è il clima, certo, che ha la squadra. È importante per la società
quello di curare, come si è parlato del progetto, nel progetto iniziale, di giovanile. Ragazzi, certo. C'è dell'under 13, dell'under 15, di under 17, questi ragazzi che devono crescere e maturare e dare l'ossatura poi per i prossimi 5 anni alla prima squadra. Nuova squadra. Certo. Però non posso poi negare, come sono così rude con i ragazzi, con tutti, con i genitori, perché noi abbiamo dei tifosi, abbiamo dei genitori che ci seguono. Che sono io non posso negare, purtroppo non voglio passare per uno ottimista perché non lo sono, chi mi conosce lo sa, però non posso far passare una prestazione come quella di Torino, dove noi andiamo a giocarci la partita senza due elementi e ce la giochiamo. Per noi, se permetti, per me è come se avessimo vinto lo scudetto, capito? Certo, non è chiaro. Ma, è giustissimo. Io lo dico, il fatto di non tenere presente i risultati, non lo dico a voi, principalmente al mondo della pallanuoto, agli appassionati. Sì, l'obiettivo è ben diverso. Ben diverso. Cioè, adesso ne dico un altro, anche il Posillipo, no? Adesso c'è un rappresentante. Sì. C'è il Posillipo, apparentemente c'ha 5 punti più di noi, ma non sono 5 punti. Cioè, io devo essere sincero, sulla carta, e loro usciranno perché sono ragazzi seri, Roberto è un bravo tecnico, non ci sono 5 punti di differenza, ma ce ne sono 50 sulla carta di differenza. Ma perché sta ci sono, e quindi anche il Posillipo sta vivendo una nuova strada. No, però una voglio nuova... dire, poi magari giochiamo, Posillipo, Acqua Chiara, c'è qualcuno dell'ambiente che si aspetta che poi l'Acqua Chiara perde, l'Acqua Chiara può perdere anche 20-0 col Posillipo. Cioè dipende come si mette la partita. Te lo dico io. Sono ma può essere così. Poi può essere che loro sbagliano la partita. Io che un altro sbaglia. Ma ecco perché io dico che il risultato non abbia. Ecco perché io dico che il risultato non ci deve far deviare. Lucio, volevo dare anche un attimo merito perché stiamo parlando della partita a Quagliara-Lazio. La Lazio quest'anno ha allestito un'ottima squadra composta, io lo voglio sottolineare, tutti da non ragazzi italiani, ragazzi romani, ragazzi. Proprio del posto, cioè se era della provincia parlava, non possono giocare quando si parlava del vecchio territorio della vecchia senso di appartenenza posillipino, dove giocavano tutti i ragazzi napoletani, nella Lazio giocano tutti i ragazzi romani laziali, quindi complimenti. Io credo che insieme alla Florenza siete la sorpresa di questo campionato. Vi sentite sorpresa? Grazie. Io personalmente non ho mai iniziato una partita pensando già di averla vinta, quindi per noi la partita di sabato scorso con l'Acqua Chiara è stata una partita importante, ben preparata. Noi, nonostante avessimo di fronte una squadra giovane, sì, che sapevamo essere sulla carta più deboli di noi, noi l'abbiamo affrontata con grande rispetto, e perché è così che vanno affrontate le partite. E perché queste sono le partite che nascondono maggiore insidie. Sì. Invece poi quando le prendi magari sotto gamba. Esattamente, non era facile perché comunque una piscina nuova, ragazzi con entusiasmo, e onestamente non mi nascondo nel dirlo, noi da quella partita avevamo tutto da perdere. Quindi abbiamo vinto ed è quello che dovevamo fare, però ecco, abbiamo fatto qualcosa in più mantenendo alta la concentrazione per tutti e quattro i tempi, e questo è stato davvero importante. Per quel che riguarda il progetto, c'è anche un'altra cosa da sottolineare, sì, che alla Lazio viene fatto un progetto, sì, perché non ci nascondiamo, ci sono delle difficoltà economiche, perché anche noi le stiamo vivendo, certo, e non c'è assolutamente vergogna nel dirlo, però noi... E anche questa è una cosa bella, siamo veramente una famiglia. Noi siamo con 7-8 ragazzi in acqua, siamo come fratelli, giochiamo insieme da almeno 7-8 anni, ci vogliamo bene. Poi ci possono essere dei malintesi con tutte le squadre, ma sicuramente siamo amici, è un gruppo unito. Però questa... Siete maturati insieme? Siamo maturati insieme, sicuramente, però c'è da parte, e questo voglio sottolinearlo, anche da parte della società, la volontà di mantenere e di preferire questa famiglia a giocatori dai nomi più altisonanti o da giocatori stranieri che sono sicuramente più forti di noi, perché io sono e resterò sempre Colosimo e non sarò mai Ivovic, quindi questo lo sappiamo tutti quanti. Però allo stesso tempo diverti di più, esattamente, questa è anche il nostro segreto. Ci sono stati negli anni delle possibilità di prendere degli stranieri, invece è stato preferito mantenere un giocatore che magari l'anno prima aveva reso al di sotto dalle attese, però proprio perché è una famiglia, si vuole crescere e maturare insieme, è stato privilegiato
questo concetto, questo aspetto, e credo che questa sia una cosa che faccia onore. Io la cosa più bella della Lazio, lo voglio sottolineare, ci tengo a precisare, qualche anno fa, anzi proprio un anno fa, ho intervistato Cannella, Giacomo, che è sicuramente una delle massime espressioni del vivaio e della società biancoceleste, essendo un giovane, un giovanissimo in crescita, potenzialmente in crescita, gli ho chiesto se vedeva un suo futuro oltre la Lazio, dopo la Lazio, e lui assolutamente mi ha detto di no, cioè lui praticamente è innamorato. Quindi a maggior ragione voi giocatori vi sentite parte integrante di questa famiglia, di questo progetto, e poi è la cosa più bella. È l'effetto Totti. Simone, parliamo del Posillipo, che comunque col Savona se l'è giocata punto a punto per tutta la partita, possiamo dire, perché poi sono stati soltanto due episodi, terzo e quarto tempo. Però è un periodo che non gira. No, diciamo, è difficile vincere una partita a pallanuoto 3-2. Quindi il dato è questo. È importante segnare, a noi ci manca proprio il gol. A livello di gioco noi creiamo molto. Superiorità numerica ne abbiamo. Facciamo, secondo me, un buon gioco a uomini pari, di movimento, apriamo gli spazi. Il problema nasce sulle superiorità numeriche, dovrebbe essere un vantaggio, però poi in certi momenti diventa difficile. Dobbiamo crescere dal punto di vista della mentalità, molto, perché sì, tu ti puoi allenare quanto vuoi, uno in più, puoi provarlo, riprovarlo, fa solo che bene. Ci devi credere. Però la mentalità nello sport è fondamentale, una cosa che va allenata, è la cosa più difficile da allenare poi. Certo. È come se si fosse spento un interruttore dopo i primi 16 minuti di gioco. Ma quella non è una questione di interruttore. È vero che siamo anche pochi, siamo una squadra giovane, abbiamo rinnovato molto, abbiamo fatto dei tagli grossi rispetto all'anno scorso. Una panchina corta. Quindi l'obiettivo ovviamente è la salvezza. Speriamo di salvarci evitando anche i play-out. Ad oggi siamo dentro i play-out, quindi l'obiettivo è quello di uscirne. Ma siamo sicuri veramente che il Posillipo uscirà, come dicevano Paolo, ma ce l'auguriamo ovviamente. Per te, Matteus, invece è la prima esperienza in Italia, sì, anche se poi abbiamo visto poco perché c'è il problema alla spalla, l'abbiamo visto giusto a Torino, sì, ma ti sei buttato in acqua proprio perché c'era mancanza, siete andati lì con qualche giocatore in meno, due, nello specifico Lanfranco e Centani, quindi ti sei immolato, però stai male. Che differenza hai notato rispetto anche al campionato spagnolo? Tu vieni dal Barcellonete, hai avuto modo di vedere la Liga. Sì, giocare in A1 è un sogno di qualche giocatore del pallanuoto. La mia squadra, tutti giocano qui, Arreco, Brescia, Sport Management, tutti i miei giocatori del mondo. Ma sotto il piano, il piano tecnico che cosa cambia? Penso che la squadra in livello generale è meglio, perché come penso che noi e qualche altra siamo la ultima, però Lazio, Torino, tutte squadre che sono con 2-3 punti può fare buona partita con Savona, cioè un livello generale più tecnico, più forte. Un po' più alto, quindi sì, anche il divario che si è un attimino ridotto. Allora, noi siamo in chiusura di primo blocco, di prima parte, ci ritroviamo tra poco perché c'è da affrontare la tematica sulla 1 femminile e poi iniziamo il dibattito in studio con una serie di problemi che andremo a sciovinare e sui quali poter riflettere. Ci vediamo tra pochissimo. Sebastiano Barbato al servizio di professionisti ed aziende dal 1980. Grazie ad un'organizzazione efficiente in grado di dare consulenza e risposte ai bisogni sia di aziende che di professionisti e famiglie. Punto di riferimento per circa 5.000 clienti con i quali, forte di un team qualificato, riesce ad avere una relazione basata sull'individuo e non sul rapporto cliente-assicurazione. Frequentemente presso la nostra sede allestiamo ed organizziamo conferenze per sviluppare tematiche relative alla prevenzione contro eventuali ipotesi di danni sia a seguito di eventi naturali che ad opera di atti delinquenziali. Il campione!
lo sfidante e via! Scattano velocissimi, il campione trova subito la tessera e corre verso la vittoria, ma colpo di scena! La tessera era quella sbagliata, è alla ricerca di quella giusta! Lo sfidante intanto che cosa fa? Gioca col telefonino, non ha neanche la tessera in mano, è una resa annunciata la sua! Ma si avvicina lo stesso, digita un codice e attenzione, grazie allo smartphone, preleva lo stesso! Abbiamo un nuovo campione! Con la nuova app BPM Mobile puoi prelevare senza carta e fare molto di più in meno tempo, perché è progettata da una banca che ha più di 150 anni di esperienza. Seconda parte di Controfuga, allora voltiamo pagina, parliamo di quello che è accaduto nel campionato femminile, nel massimo campionato, vediamo risultati e classifica, devo dire campionato molto molto avvincente, sicuramente con maggiore appeal rispetto al maschile per l'incertezza del risultato, vediamo i risultati dell'ultimo turno che si materializzeranno in sovrimpressione, ce li abbiamo? Eccoli qui. Rapallo 5-2 contro il Cosenza, Equipo Orizzonte 9-5 contro il Plebiscito Padova, il Milano batte 11-10 la Sis Roma e il pareggio 4-4 per la Florenzia contro il Bogliasco, quindi è uscito un pareggio, vediamo anche la classifica, questo ci tengo a precisare è il turno infrasettimanale della settimana scorsa, Equipo Orizzonte 10, Plebiscito Padova, Milano e Rapallo 9 punti, Bogliasco bene 8 punti, Sis Roma 5 punti, Florenzia 4, Cosenza Pallanuoto 3 punti e il Messina invece fanalino di coda 0 punti. E allora vediamo cosa è accaduto proprio in questo turno infrasettimanale di mercoledì scorso tra le 8 ovviamente con pagine coinvolte, poi c'era la nona che riposava in virtù della defezione dell'Imperia. Una cosa è certa, un campionato così non lo si vedeva da anni. La Serie A1 femminile continua a divertire grazie alle sue meravigliose nuove interpreti. Esiti mai scontati ed incertezze del risultato, giocate spettacolari, divario tecnico ridotto ulteriormente. Con queste premesse ci si avvia alla sesta giornata di regular season con 4 sfide che siamo certi regaleranno emozioni a non finire. Si parte dalla Vassallo con le padroni di casa del Bogliasco Bene che attendono la capolista Equipo Orizzonte, reduce dal primo turno di qualificazione di Euroleague chiuso al secondo posto alle spalle del Plebiscito. Le tre che nell'ultimo turno di campionato avevano avuto la meglio sulle campionesse d'Italia in Coppa si sono arrese col punteggio di 10-7 e saranno decise a rifarsi da subito in campo nazionale. Ad attenderle un Bogliasco che ha dimostrato sin qui di essere una spina nel fianco per chiunque e che ancora una volta proverà a fare della vasca di casa il suo fortino inespugnabile anche per le candidate numero uno al titolo. Padova si rituffa in stagione regolare con il morale altissimo. La vittoria con Catania ha restituito fiducia all'intero ambiente. Le ragazze di Posterivo ospiteranno il Milano, vera e propria mina vagante del campionato insieme al Rapallo. Le Lombarde infatti occupano la seconda piazza della classifica e proveranno a fare lo sgambetto anche alle Patavine. Proprio il Rapallo di Antonucci sarà di scena al Foro Italico dove troverà una Sis Roma decisa a far punti e a tornare al successo. L'unica vittoria stagionale per il team di Formiconi è arrivata proprio tra le mura amiche della Vasca dei Mosaici nella prima giornata contro Cosenza. Da quel momento in poi due sconfitte e due pareggi. Servirà attenzione e concentrazione per Giovanna Angeli e compagni chiamate ad un impegno di fondamentale importanza. Proprio il Cosenza invece ospiterà il fanalino di coda Messina a caccia del primo successo in campionato. Dopo la sconfitta con Rapallo che non ha vanificato quanto di buono fatto la settimana precedente battendo il Milano, il Cosenza vuole smuovere la classifica e tornare al ridosso della Final Six. Rispetterà il turno di riposo invece la Florenzia che la scorsa settimana ha costretto il Bogliasco ad un pareggio per 4-4. Obiettivo Rapallo, dice la nostra grafica, l'obiettivo ovviamente della Sis Roma, squadra partner di Controfuga. Io vado a salutare e ringraziare per essere con noi in collegamento telefonico Gloria Giachi. Ciao Gloria!
Ciao Gianluca. Giocatrice dell'Assist Roma, Gloria, bisogna adesso vincere, bisogna tornare al successo e farlo già da sabato prossimo tra le mura amiche del Foro Italico contro il Rapallo. Partiamo però dalla partita con Milano, l'abbiamo analizzato in studio la settimana scorsa con Sara, ma secondo te cosa non è andato? Secondo me è stato... un problema nostro di approccio mentale probabilmente, perché comunque è stata una partita combattuta fino alla fine, quindi credo che sia stata più una defiance nostra, più di testa che di fisico, perché comunque il risultato sì. Ci ha fatto vedere che fisicamente ci siamo, almeno in certo. Quella partita c'eravamo e poi abbiamo fatto qualche passo falso. Ecco, però è un campionato molto... veramente imprevedibile, i risultati, lo dicevamo prima, non sono mai scontati, non possiamo mai prevedere cosa accadrà. Poi il vostro campionato in particolar modo vi ha messo di fronte già formazioni attrezzate, allestite, il Milano che comunque è la matricola terribile, comunque un po' la mina vagante, e le campionesse d'Italia del plebiscito con cui siete state lì fino alla fine, il pareggio con l'Orizzonte, la vittoria col Cosenza che... è a 3 punti, ma secondo me può esplodere da un momento all'altro, e poi il pareggio alla Vassallo col Bogliasco. Quindi partite sicuramente non semplici. Sì, sì, decisamente. Partite sicuramente non semplici. Molti direbbero che abbiamo già passato le squadre quelle più difficili, però comunque non vanno sottovalutate assolutamente gli altri avversari, sì. Proprio perché, come hai detto te, comunque è un campionato pieno di sorprese, quindi basta sì. Veramente l'impostazione sbagliata di una partita... e ci metti un attimo a non portarti a casa i 3 punti o piuttosto a pareggiare una partita che magari potevi vincere, quindi sì, credo che comunque sia un bello spettacolo, almeno per chi guarda le partite, poi per chi le gioca è una difficoltà in più ovviamente. C'è qualche pena in più, però tra il gruppetto di mine vaganti ci inseriamo, lo dice la classifica, lo dicono i risultati, anche il Rapallo con cui vi confronterete già il prossimo sabato al Foro. Come si ferma questa squadra? Decisamente, sono parte anche loro delle mine vaganti per il semplice fatto che le abbiamo già affrontate anche in Coppa Italia durante la Fin Cup, e quindi sì. È stato anche un abbiamo già fatto un test match con loro, per quanto il contesto era completamente diverso, comunque abbiamo giocato contro di loro dopo aver fatto altre 2 partite, quindi cercheremo comunque di basarci su quell'esperienza lì per affrontare al meglio la partita, però sono sicuramente da non sottovalutare. Assolutamente, la seguiremo attraverso tanti canali, tanti mezzi, la partita tra Assist Roma e Rapallo Pallanuoto. Gloria, allora ci vediamo sabato al Foro Italico, ore 15. Certo, vi aspetto a tutti. Ciao, in bocca al lupo, Crevi, grazie. Assist Roma contro Rapallo Pallanuoto. Sicuramente un campionato veramente molto avvincente, quello femminile. La settimana scorsa però, per non perdere anche il filo dei discorsi che facciamo di volta in volta qui a Controfuga, stavamo iniziando ad analizzare un pochino le varie problematiche che attanagliano ormai da anni il mondo della pallanuoto, e discutevamo se alcune di queste fossero state risolte oppure siamo ancora all'anno zero. Noi abbiamo preparato un servizio, una scheda nella quale abbiamo cercato un pochino di riassumerle. Io direi di farla vedere dalla regia e poi tornare in studio per parlarne con i nostri ospiti. Prego. Malato immaginario in fase terminale o salvabile grazie ad un miracoloso intervento decisivo? Difficile fare una diagnosi, certo è che la pallanuoto è da troppo tempo ormai un paziente complesso da analizzare. Uno sport, il nostro, che può vantare numerosi punti di forza in termini di valori, benefici e risultati ottenuti, ma che ha difficoltà nell'esternare questi molteplici aspetti positivi. Colpa della natura di questa disciplina? Niente affatto. Le ultime indagini hanno rilevato che la pallanuoto piace e riesce ad essere spettacolare anche a chi con questo sport ha poco a che fare. Ed allora quali sono i punti critici su cui lavorare? Di certo tra i più importanti possiamo rilevare la poca diffusione a livello mondiale, la scarsa visibilità mediatica e conseguentemente il poco interesse di sponsor e partner utili per il reperimento di risorse indispensabili per lo sviluppo della pallanuoto. Ma non sono solo queste le grandi problematiche di uno sport che, nonostante l'impegno dei suoi protagonisti, resta dilettantistico. Mancanza di spaziacqua, di vario del livello tecnico tra nazionali o club, ad esempio in Italia, impianti fatiscenti e poco accoglienti, calendari internazionali da rivedere, un sistema poco premiante per club e nazionali ed altro ancora. Sport dilettantistico, dicevamo poc'anzi,
uno dei drammi della waterpolo mondiale. Discorso vasto, vastissimo. Si potrebbe partire analizzando le anomalie burocratiche relative ai rapporti di lavoro tra atleti e club, fino a terminare alla mancanza di dirigenti professionisti. Sarebbe ingiusto porre sul banco degli imputati una sola categoria. Si potrebbe ragionare sul fatto che la base resta un fattore oltremodo determinante per il futuro della pallanuoto, ma siamo certi che il cambiamento potrà avvenire soltanto coinvolgendo tutte le componenti attive nel nostro sport. Chi ha voglia di fare, alzi la mano. È stato veramente difficile riassumere un pochino tutti i problemi del nostro sport. A proposito di questo, dello sport dilettantistico, sì. Il Prorecco, in conseguenza di un'indagine dell'Agenzia delle Entrate, è stato condannato dal giudice del Tribunale di Genova quanto società non dilettantistica. E quindi gli è stato imposto una multa dovuta a mancati versamenti di tasse, che certamente non fanno impressione a Volpi, perché parliamo di 25.000 euro, che per Volpi sono esattamente 2,5 euro miei, va bene, ma che comunque la dice grande, certo. Perché nel caso, logicamente Volpi ha fatto già ricorso in appello, ma nel caso di questa condanna definitiva, potrebbe la federazione assegnare due scudetti alle due classificate in quell'anno, seconde, di cui una è il Posillipo, sì, per sì, un è campionato vero. È il Posillipo. Sì, abbiamo anche una scommessa con Tommaso Negri, nel caso questo dovesse accadere, non lo diciamo, poi staremo a vedere. Io voglio partire da quel bellissimo e costruttivo, perché parliamo sempre in termini costruttivi, sfogo di Federico Colosimo durante la presentazione della Lazio Nuoto. Qui Federico abbiamo cercato anche un po' di riassumere le tematiche da te affrontate, ovvero quello dell'impegno dei giocatori, delle società, perché comunque ci sono, si spendono non solo risorse economiche, ma si spende tempo per allenamenti, per trasferte e per quant'altro, quindi la professionalizzazione di questa figura, la figura dell'atleta o la figura di un eventuale dirigente, è la base per iniziare poi a lavorare su e a costruire il nostro castello. Noi purtroppo vogliamo puntare a uno sport di professionisti e invece siamo a un livello inferiore dei dilettanti. E questa è la realtà per una miriade di problemi che purtroppo non basterebbe una giornata ad elencarli, però alcuni sono lampanti e devono essere denunciati. Per esempio, non me ne vogliano i partenopei, ma la Scandone è vista come la scala della pallanuoto, no? Quindi la piscina più bella. Io vi posso assicurare da ragazzo e da anche un amante di piscine, perché per me entrare in piscina è come, insomma, un bambino, no? Andare al parco e vedere il pallone. Ogni volta che devo venire alla Scandone, la prossima sarà il 6 gennaio, quindi pure durante una festa, mi prende veramente il groppone, perché entri alla Scandone e ormai, dicevamo prima con Sione, non li vengono a vedere neanche più i loro genitori, non tutti o quantomeno. Sì, sì. Cioè vedi un ambiente che nella finale di Eurocup ha portato in piscina 2.000 persone e dopodiché 5.000, scusi dottore, andiamo a vedere poi la partita magari del 6 gennaio Posillipo-Lazio. Ci saranno, bisogna vedere se persone. Ci sono i giocatori. Esattamente, è una cosa davvero degradante. E spero, visto che anche qui nel 2019 ci saranno le universiadi, spero che la piscina possa subire anche un ammodernamento, perché chi non la conosce è previsto. È anche la creazione di una seconda piscina, no, di allenamento. Nelle carte è previsto tutto, nella pratica bisogna vedere. No, speriamo, perché poi anche, vabbè, non voglio tornare su questo argomento, però anche a Roma, anche per Roma 2009 erano state previste delle cose e poi però in pratica se non si potrebbe giocare, se non ci fosse la seconda piscina non si potrebbe giocare. No, perché io entro alla Scandone dalla porta praticamente secondaria, e che potrebbe essere considerato anche come un ingresso, e c'è una palestra. A me non mi sembra una cosa normale, cioè anche proprio per una questione di privacy, per eleganza. Ecco, noi siamo fortunati e ci alleniamo al Foritalico, ma siamo fortunati perché quella piscina
ha una storia incredibile, un vanto e una bellezza unica. Parliamo delle Olimpiadi del 60. Esatto, poi però dobbiamo entrare un po' tra le righe e allora lì c'è da riflettere anche lì, perché per noi è un privilegio allenarci lì e ringraziamo la FIIN sicuramente che ci dà questa opportunità. Poi però bisogna vedere anche come ci alleniamo. Allora, tutte le società di oggi puntano molto sui settori giovanili perché la crisi lo impone, no? Però, dopodiché, ragazzi, noi ci alleniamo al Foro Italico, siamo una squadra di Serie 1, la mattina abbiamo un quarto di campo per nuotare così e la sera abbiamo metà campo da dividere con altre squadre, quindi non abbiamo la possibilità di inserire... E la mancanza di spazio acqua. Esattamente, non abbiamo la possibilità di mettere una porta in più, non abbiamo la possibilità di invitare di nessuno da fuori, perché comunque ci sono altre società di Serie A2 che pagano gli stessi emolumenti nostri e quindi hanno il diritto di allenarsi, e dopodiché abbiamo i settori giovanili su cui puntiamo. Io vi farei vedere dove si allenano. Da noi girano praticamente la Regione Lazio, vanno dal Foro Italico alla piscina di Acilia, a Latina, a Civitavecchia, ad Anzio, con ragazzetti che il giorno dopo vanno a scuola, hanno le interrogazioni, sono piccoli e tutto quanto, costretti ad allenarsi dalle 10, dalle 9 e mezza alle 11 e mezza, a mezzanotte, e poi il giorno dopo vanno a scuola. Ma questo lo fa chi ha anche famiglie che credono nello sport, chi hanno fatto sport? Un sacco di famiglie dicono, ma chi me lo fa fare a me? Ma io non ce lo porto in piscina. Morale della favola, il risultato è deplorevole, perché io oggi ho 29 anni, ho fatto anche io come tutti qui dentro le categorie giovanili. Quando io facevo le categorie giovanili c'era un certo livello. Adesso si parla, no, sono campioni d'Italia, no, sono bravi, sono... ma bisogna vedere in che contesto sono bravi. Sono bravi in un contesto ad oggi mediocre. Questa, la fortuna, me... la fortuna delle squadre napoletane di A1 è che tutte e tre hanno delle proprie piscine, sì, dove possono allenare i ragazzi. Questa è una grande fortuna, sì, infatti, sì, anche il Bogliasco, che ha infatti nei campionati giovanili Bogliasco va fortissimo. Chiaro? Quindi la fortuna di queste società che hanno un proprio impianto dove portare i ragazzi e farli crescere. Purtroppo, se non si ha un proprio impianto che si gestisce, arranca. Ecco perché si punta a che gli impianti sportivi vengano finalmente date alle società in maniera tale che le gestiscono e possono creare il futuro dello sport. Anche per creare un evento, anche per allestirlo, anche per addobbare, si parla tanto di habitat, ma se alle società non è consentito di spostare una corsia da destra a sinistra, dove andiamo? Simone, tu a quale di queste tematiche dai priorità, quelle sentite del servizio o altre che magari hai tu in mente, sulle quali stai riflettendo? Ma io ti parlo da giocatore e giocare in casa, alla Scandone, qualsiasi esso sia l'orario, è un po' avvilente, nel senso che... Ma per la mancanza di pubblico, di comunicazione, per l'impianto, la fatiscenza? Io parlo proprio a livello di pubblico, l'impianto può essere... Quindi un fatto... legato a... Sì, sì, all'importanza che dà, si dà all'evento, capito? Sì. Che, ma pure se verrà, si gioca al derby, ti parlo un derby magari di 5 anni fa, la piscina era un po' più piena. Sì, sì, è vero. È vero che, diciamo, il livello è comunque sceso. Diciamo, io da ragazzino, quando facevo le giovanili, diciamo, andavo in piscina a vedere le partite di Serie A perché ero affascinato anche dai giocatori che c'erano. Proprio guardarli tecnicamente era diverso, sicuramente erano altri tempi, forse l'epoca dell'oro della pallanuoto, diciamo, quando gli smartphone non avevano il sopravvento, sì, su ma i social oggi non... potrebbe essere anche più facile, no? Sicuramente. E invece siamo tornati indietro, cioè il progresso c'è ovunque, tecnologico, culturale, culturale, sociale, ovunque c'è, la crisi economica c'è, però diciamo il prodotto pallanuoto fin quanto... Ma il prodotto pallanuoto non vende, quindi non vendendo non attira l'attenzione del pubblico, non c'è nulla da fare. Le società dovrebbero pensarle, le partite, come un evento e quindi curarle come evento, guardare un momentino quello che si fa all'estero, perché praticamente ci si crea un momento di adesione non soltanto all'aspetto della partita, ma del pre e del dopo partita, che è importante. Sì, sì. Soprattutto, cioè, Matteo, prima parlavamo con te dell'NBA, è vero, siamo, non è un mondo, è un pianeta, è una galassia
totalmente diversa. Però lì ci sono, per ogni franchigia, per ogni club, ci sono dei manager, a parte poi la Lega NBA, però ogni club c'è il suo manager professionista, profumatamente pagato, che fa quello dalla mattina alla sera, che vive di quello contrattualizzato, che è il suo lavoro. Quindi è vero anche che dovremmo supportarci noi nel settore della pallanuoto di dirigenti che ti fanno fare lo spettacolo che tu vedi nell'NBA. Sì, falta un po' di professionale. Solo c'è, nessuno le importa se la partita è buona per una persona che non le piace molto pallanuoto. Oggi solo prendo una partita di pallanuoto, un appassionato per pallanuoto. Cioè non riesce a comunicare all'esterno. Sì, se una persona non capisce bene la partita, per la persona non è buono. Chiaro. Noioso. Tu fai lo Noi abbiamo un'esperienza in Italia, sì, che è un altro sport, il rugby, sì, che nel campionato fa pochissimi spettatori, poi parliamo 2.000, 2.000, 3.000 persone, massimo. E poi vabbè, alla nazionale ne fa 60.000, 50.000. Calcissimo. Perché? Ma è organizzato in è uno spettacolo, certo, è tutta un'altra cosa. È la stessa cosa che diceva lui, ovvero l'NBA, che magari nessuno conosce le regole del basket, cioè pochi le conoscono sicuramente, ma non siamo tutti appassionati di NBA, di basket, però vanno lì per godersi lo spettacolo della partita di NBA. Sono però a mio avviso eccezioni. Prendo un attimo il cellulare perché a proposito vi volevo leggere una cosa. Sì. Allora, ieri per lavoro io faccio il giornalista e c'è un collega, non lo dovevo andare, avevo un'intervista fissata alle 15, sì, e la mattina invece mi hanno detto: guarda Federico, ci sta questa cosa al CONI, praticamente c'era un convegno del MIUR organizzato per affrontare nel 2017 un progetto che per il futuro potesse far conciliare sport e studio. Noi siamo un paese arcaico, perché questa è la verità. Allora, ultimamente mi sto occupando di golf e sapete che succede a volte anche nel golf? Nel golf, come tantissimi altri sport, dal prossimo anno ci saranno 12 atlete della nazionale italiana di golf femminile, squadre giovanili, che si in tutto diventeranno 12, sì, che si sono trasferite o si trasferiranno negli Stati Uniti. Perché negli Stati Uniti i college americani vengono là e ti corteggiano, ti offrono, oltre al lato economico, ti offrono una borsa come di studio piena. Certo, qua, ragazzi, non succederà mai questo. E se non si cambia a livello culturale, resteremo sempre... Noi vogliamo essere un paese avanzato, ma su questi aspetti, certo, siamo un paese da terzo mondo, forse anche più basso, perché abbiamo una mentalità veramente dilettante, ed è per questo che galleggiamo nel dilettantismo, e questo è sicuramente, secondo me, uno dei principali aspetti fondamentali. Cioè, io fossi un presidente ma non un presidente di qualsiasi organo, voglio promuovere uno sport, la prima cosa che farei coinvolgerei i bambini, perché lo sport, il nostro, è uno sport acquatico, è uno sport pulito, è uno sport dove non ci si mena, dove non ci sono bestemmie, non ci sono chissà quali rischio, perlomeno a me non mi è quasi mai capitato. Bisognerebbe andarli a prendere a scuola i ragazzini, bisognerebbe coinvolgerli. Io sono andato l'altra volta, e su questo voglio elogiarli, sono andato a Firenze, sì, sono andato a Firenze a fine partita, una partita, ero arrabbiatissimo perché gliel'abbiamo regalata, a fine partita c'era una sorta di quinto tempo, ecco, sembrava una stupidaggine, a me mi sembrava una novità, perché non siamo abituati a vederla, è una cosa talmente banale. E infatti gli abbiamo detto: guardate ragazzi, noi a volte una cosa del genere a Roma ce la sogniamo, onore al merito, dire, qui manca la proprio BC, la base. Ma mancano idee. Qualche anno fa mi ricordo di quell'altra iniziativa dell'aperitivo dell'Acqua Chiara, che pure era un momento, ti ricordi Simone, aggregante, coinvolgente. Allora, noi dobbiamo chiudere qui la seconda parte, ma ci ritroviamo tra pochissimo per la terza parte, perché affronteremo anche il tema degli arbitraggi, ne parliamo tra pochissimo. Sebastiano Barbato al servizio di professionisti ed aziende dal 1980.
grazie ad un'organizzazione efficiente in grado di dare consulenza e risposte ai bisogni sia di aziende che di professionisti e famiglie. Punto di riferimento per circa 5.000 clienti con i quali, forte di un team qualificato, riesce ad avere una relazione basata sull'individuo e non sul rapporto cliente-assicurazione. Frequentemente presso la nostra sede allestiamo ed organizziamo conferenze per sviluppare tematiche relative alla prevenzione contro eventuali ipotesi di danni sia a seguito di eventi naturali che ad opera di atti delinquenziali. Il campione trova subito la tessera e corre verso la vittoria, ma colpo di scena! La tessera era quella sbagliata, è alla ricerca di quella giusta! Lo sfidante intanto che cosa fa? Gioca col telefonino, non ha neanche la tessera in mano, è una resa annunciata la sua! Ma si avvicina lo stesso, digita un codice e attenzione, grazie allo smartphone, preleva lo stesso! Abbiamo un nuovo campione! Con la nuova app BPM Mobile puoi prelevare senza carta e fare molto di più in meno tempo, perché è progettata da una banca che ha più di 150 anni di esperienza. Eccoci rientrati per la terza e ultima parte, abbiamo acceso questo dibattito e adesso parliamo di una tematica che abbiamo già affrontato la scorsa puntata, quella relativa agli arbitraggi, al tema degli arbitraggi, alla omogeneità o presunta agli arbitraggi nazionali e internazionali. Era partito Felugo col dire la sua, ci ha messo il carico da 90 anche Bonometti, patron del Brescia, e allora sentiamo anche nel nostro parterre tra gli ospiti cosa pensano. Lucio, già ti vedo che no, stai rispondendo. No, volevo chiederti una cortesia, prima di un argomento interessantissimo, sì. Logicamente questo degli arbitraggi, sì. Però io vorrei fare un passaggio, sì, molto napoletano, sì, cioè A2. Sì. C'è una società che è approdata napoletana dopo tanti sacrifici, sì, la Cesport, che oggi si chiama la Studio Senese Cesport, che ha iniziato molto bene. Sì. Ma la cosa principale, al di là sempre dei risultati, è la soddisfazione. Ieri hai parlato con qualcuno. Ah? Dici poi. È la soddisfazione di questa squadra che è in A2, che, certo, porta il suo contributo allo sport, certo, della pallanuoto. E ne parleremo, li faremo venire anche qui in trasmissione. Secondo me è da tenerla in considerazione. Certo. Così come anche la Renante Salerno, che sta facendo un ottimo campionato. Esatto, le due faremo vedere. Di Anzi, Salerno. Noi abbiamo chiamato anche i ragazzi della Renante Salerno per farli venire qui in trasmissione. Chiameremo quelli della Cesport, chiameremo quelli della Reghi sicuramente. E poi partirà anche il campionato di Serie B, anche questo molto interessante. Scusami se mi sono permesso, no, figura, ma è un punto che, essendo questo il mondo della pallanuoto, non solo napoletana, non solo campana, ma ormai è diventata a livello nazionale, mi sembrava giusto fare un riconoscimento ed è al primo a questa posto, società. Ed è al primo posto, insieme al Salerno. Tema arbitri, Paolo, che cosa pensi? Parliamo diciamo sul nazionale, come hai visto questi arbitri? Qualcuno diceva la settimana scorsa sono anche loro a inizio stagione. Vi chiedo di dare delle risposte concise così questi ultimi. No, devo dire minuti. La verità, non ho visto grandi svarioni. A me l'unica cosa che colpisce, sì, da agonista, diciamo, perché loro dovrebbero capire che anche chi sta fuori in panchina subisce l'adrenalina della la partita. Al di là di come arbitrano, perché l'errore ci può stare, e ne ho visti pochi, perché effettivamente secondo me arbitrano bene. E il regolamento è molto difficile, lo dicevamo prima a telecamere spente, però è questo distacco che loro, forse una protezione che loro usano verso i giocatori o verso i tecnici, cioè non puoi neanche alzare lo sguardo. Forse direi più protagonismo.
Io non lo so qual è, io qual è la dico, cosa. Io lo posso dire tutto da tecnico, cioè, no. Io vedo nel calcio dove andare sempre nel calcio, dove voglio dire, gli arbitri sono professionisti anch'essi. E hanno dei dialoghi, dei monologhi con gli allenatori, con i giocatori. Qui mi sembra una cosa assurda. Cioè, io vorrei fare proprio veramente una richiesta, cioè di capire anche la situazione. È ovvio, se io mando a quel paese l'arbitro mi devi cacciare. Però se io ti dico, per me non è fallo, tu non mi puoi ammonire, altrimenti veramente diventa cioè diventa poi nulla, il nulla. Perché e cercheremo anche di capire... Tu che mi sei vicino, voglio dire, mi puoi confermare questa... Ti confermo e ti conforto, perché è capitato in varie occasioni... Ma questo è una cosa il protagonismo del... Parlavamo anche con l'amico Savarese di questa cosa proprio ultimamente, cioè ci vorrebbe maggior dialogo. E poi da capire la situazione relativa al prossimo anno, a gennaio 2018, dove la FINA potrebbe allungare l'età. Però io non sono d'accordo sul maggiore dialogo, scusami Paolo, perché secondo me ci deve essere anche delle regole. Si fa a fine partita. No, il dialogo lo deve avere o l'allenatore e il capitano. Certo, solo il capitano. Non parlo di dialogo. Non devono andare a parlare tutti i giocatori. Non parlo di dialogo, ti assicuro che a volte alcuni, non tutti, perché generalizzare è sbagliato, perché poi dipende dal carattere di ognuno di noi, no? E di loro. Cioè basta veramente che alcuni quasi si offendono, come se io la trovo una cosa sbagliata. Secondo me, da quella poca esperienza che ho io, è data da quelli che sono troppo, come dire, troppo, e che esasperano troppo. Sono proprio insicuri. Non sono insicuri. E allora loro vogliono creare una barriera. Simone. Diciamo, in certi casi l'atteggiamento può sembrare sbagliato, stesso degli arbitri. Sì. Magari tu prendi, giusta o sbagliata che sia decisione, tu prendi espulsione, mentre te la chiama, magari tu sei là che cerchi anche di capire, che ovviamente non hai l'oggettività di dire fallo o non è fallo in quel momento, visto che tu sei vittima. Però magari quello sguardo, come per dire, se mi guardi soltanto io ti caccio, sei rosso. Cioè diretto, noi praticamente veniamo mazzolati. Potrebbe, diciamo... Si potrebbe cambiare questo atteggiamento nei confronti dei giocatori e dei dirigenti, questo sì. E per quanto riguarda invece il discorso arbitri internazionali, arbitri italiani, tu hai giocato in Champions, hai giocato in Eurocup, è vero, riscontri questa cosa? Allora, è diverso non solo a livello internazionale, ma stesso cambia da partita a partita. Stesso nella partita cambia il modo di arbitrare in certe situazioni, quindi è difficile. Dovremmo fare le schede per ogni arbitro, in modo da poter sapere ognuno come la pensa. A livello internazionale è molto più fisico, lasciano giocare molto di più, e c'ha, a parer mio, anche dei vantaggi, proprio lo spettacolo della pallanuoto, ok? Sì. In Italia ti trovi arbitri che lasciano correre, lasciano giocare in certe situazioni, che però a un certo punto, al terzo tempo, non so cosa succede, cambia totalmente. Simone, ma c'è bisogno, scusami, ma secondo me no, ma diciamo delle cose talmente ovvie, cioè ormai veramente mi sto facendo ansia, ma come tu ti alleni tutti i giorni per migliorare la tua condizione fisica, tecnica, tattica? Anche gli arbitri devono allenarsi. Perché io sono convinto, e generalizzo questa volta, che non si allenano. E il sabato te li ritrovi col fischietto sul bordo vasca a giudicare tutto quello che tu hai fatto, hai capito? Il problema è che gli errori vengono commessi, economico. Ma non si dà il giusto peso a questi errori. Cioè io non è giusto tutti. Che... Sì. Qual è il problema? Che non viene rimarcato l'errore. Ogni società dovrebbe preparare, secondo il mio parere, dei video, tanto li commettiamo tutti gli errori, dove si fanno dei ricorsi che poi magari non hanno nessun significato, però almeno possono notare anche gli altri. Sindacare determinate occasioni. Stessa situazione di gioco, ci capitano ogni partita. Qui mi hai chiamato espulsione o fallo contro, stessa cosa di là hai chiamato fallo a favore o viceversa. Io credo che ci sia invece proprio molta confusione, e vi spiego anche a mio avviso perché. Si è iniziato, io rispetto molto, devo dire, la classe arbitrale, anzi... Ho avuto anche dei colloqui apposta, magari. Sì, è vero. Molto interessante confrontarsi con gli arbitri così. Io ho sempre chiesto una cosa, a volte proprio anche incontravo gli arbitri in piscina. È possibile che prima l'allenatore dell'Acqua Chiara mi ha detto una cosa che mi ha fatto riflettere, mi ha detto, ma anch'io la penso così. Mi ha detto, io molte regole non le conosco. Io da capitano, da giocatore, non conosco alcune regole, o meglio, non capisco come vengono interpretate alcune regole. Perché? Perché l'altra volta, sempre a Firenze, c'era una classe arbitrale più che rispettabile, avevamo Alfi e Colombo, e io prima della partita mi rivolgo alla classe arbitrale e dico, ma sapete,
non stiamo capendo bene il metodo di arbitraggio, perché è iniziato, avete iniziato ad arbitrare in un modo, dopodiché dopo il convegno allenatori di Ostia, dove c'è stato uno sfogo di un presidente, abbiamo giocato proprio contro quella squadra e è stato adottato totalmente un altro metodo di gioco, molto più internazionale, ma quasi ai limiti del rugby, dove non venivano fischiati i falli. L'ho detto, ho espresso la mia opinione alla classe arbitrale prima della partita. La classe arbitrale mi ha guardato come per dire: guarda Colosimo, siamo spaesati anche noi. Ecco, credo che ci sia uno stato di confusione generale. E poi, lo dicevo sempre prima a Simone, anche noi ci piacerebbe molto avere, non si può fare con tutti perché non è una cosa giusta, va bene, convochiamo un attimo però i capitani, convochiamo gli allenatori e spieghiamo come si ha, come, qual è il nostro metodo di arbitraggio, perché poi anche questa è una cosa, un'altra cosa che io condivido. Io questo questa è l'unica cosa che posso veramente rimproverare agli arbitri, perché poi è difficilissimo, la classe arbitrale molte volte si mette a disposizione con noi, anche io parla soltanto di essere più sì, rapidissimo. Ecco, noi ci alleniamo tutti martedì e mercoledì e facciamo le partite. Sì. Io ieri per la prima volta dall'inizio dell'anno ho visto un arbitro eccellente come Riccitelli venire in piscina a guidare un po' gli arbitri di categorie inferiori, che molte volte si vengono in piscina a prendersi i nostri vaffa, ma vengono buttati là un po' come in pasta ai pescecani, perché poi chi subentra la stanchezza, loro neanche loro sanno così, non sono arbitri così navigati. Ecco, ci vorrebbe anche un po' più di allenamento da parte loro e un po' più di dialogo, secondo me, soprattutto dialogo dagli arbitri di Serie A1 che poi scendono il sabato, vanno sulle piscine. Ma un impegno maggiore dagli arbitri non può essere ottenuto perché vengono mal pagati, vengono mal considerati dalla federazione. Anche i giocatori, purtroppo. siamo tutti sulla stessa barca. Andiamoci tutti a mangiare una cosa assieme e risolviamo così. Matteus, tu sei un 2000. Giovanissimo, hai avuto la fortuna quest'anno di anche disputare mondiali a Budapest con la nazionale brasiliana. Da quella tua esperienza internazionale, quindi la massima competizione, oltre l'Olimpiade, quindi una massima competizione comunque fina, a vedere gli arbitraggi in Italia, hai trovato qualche differenza? Io penso che se un giocatore sbaglia un penalti, un rigore, un arbitro sbaglia. Però ancora qui in Italia, internazionale, in Brasile, in tutto il mondo, ancora falta un padrone. Perché c'è una parte della partita che l'arbitro tutti in espulsione, e l'altra parte della partita... È vero. Magari nella prima è più ponderato... Dopo invece non c'è non è fisso, dipende dall'arbitro, dipende dalla partita, e questo per me, io penso che questo è un problema nel deporte in generale. Ecco, la questione della fisicità, io Lucio parlavo, abbiamo l'ultimo minuto a disposizione, parlavo con i ragazzi canadesi dell'Acqua Chiara, loro essendo abituati a giocare in campo internazionale, quindi con una pallanuoto diversa, hanno quella fisicità, gli viene permesso. Qui ci sono dei ragazzi come Sean, ad esempio Sean Spooner, che ha difficoltà a terminare la partita proprio evitando i tre falli, perché al pressing, al minimo accenno di pressing... Ma perché c'è una valutazione completamente diversa tra il gioco che c'è all'estero, che è prestamente fisico, con il gioco italiano, dove non si vorrebbe il gioco fisico, ma e quindi lo si penalizza anche all'accenno addirittura, e non a un reale pressing. È chiaro, allora noi siamo in fase di conclusione di questa puntata, la prima puntata di dicembre, vado a ringraziare, a salutare gli ospiti di questa sera, grazie Paolo Iacovelli. Grazie a te Gianluca. Grazie Matteus Stellet Finizola. Grazie, quest'anno, grazie a tutti. Questo weekend un po' amaro perché il tuo fratello Pedro ha perso la semifinale negli States. Sì, la semifinale del campionato di pallanuoto università in... Fratello, ricordiamo, gioca a Berkeley proprio col nostro Luca Cupido. Sì, il due sono il capitano della squadra, però ho perso la partita, una brava partita, però ha perso. Sì, ha vinto UCLA nella finalissima. Grazie Lucio Pomicino, grazie per essere stato con noi. Grazie Federico Colosimo, venici a trovare davvero quando vuoi, ci fa molto piacere. Grazie.
Grazie Simone Rossi, ormai grazie, vabbè, sei di casa Simo, quindi quando vuoi a disposizione. E vi ricordiamo gli appuntamenti con Controfuga in grafica, che ci potete seguire tutti i giovedì sera alle ore 22 su Luna Sport, quindi canale 114 del digitale terrestre in Campania, ma ci potete seguire anche attraverso altre tipologie, altre piattaforme, in primis YouTube, la piattaforma Controfuga TV, oppure su Facebook sul canale Controfuga. Se volete seguire proprio la messa in onda, la prima messa in onda, c'è anche lo streaming tvluna.it nella sezione TV Luna Sport. E allora è giunto il momento di salutarci, ci vediamo qui la settimana prossima. Io come ogni giovedì sera vi auguro buona Controfuga a tutti. I'm just a man, I do what I can, don't put the blame on me. Sebastiano Barbato al servizio di professionisti ed aziende dal 1980. Grazie ad un'organizzazione efficiente in grado di dare consulenza e risposte ai bisogni sia di aziende che di professionisti e famiglie. Punto di riferimento per circa 5.000 clienti con i quali, forte di un team qualificato, riesce ad avere una relazione basata sull'individuo e non sul rapporto cliente-assicurazione. Frequentemente presso la nostra sede allestiamo ed organizziamo conferenze per sviluppare tematiche relative alla prevenzione contro eventuali ipotesi di danni sia a seguito di eventi naturali che ad opera di atti delinquenziali. Il campione trova subito la tessera e corre verso la vittoria, ma colpo di scena! La tessera era quella sbagliata, è alla ricerca di quella giusta! Lo sfidante intanto che cosa fa? Gioca col telefonino, non ha neanche la tessera in mano, è una resa annunciata la sua! Ma si avvicina lo stesso, digita un codice e attenzione, grazie allo smartphone, preleva lo stesso! Abbiamo un nuovo campione! Con la nuova app BPM Mobile puoi prelevare senza carta e fare molto di più in meno tempo. Perché è progettata da una banca che ha più di 150 anni di esperienza.